Sapete quando una persona festeggia il compleanno e si sente felice? Perché la sua festa sta con le persone a cui vuole bene e è al centro dell'attenzione. Riceve gli auguri, riceve regali. Io, quel sentirmi al centro dell'attenzione, un giorno tutto per me, non l'ho mai provato. E sapete perché? Perché ho provato un'emozione ancora più forte. Festeggiare con mia sorella gemella. Spegnere le candeline insieme, aprire regali, tagliare la torta, festeggiare insieme è un'emozione inspiegabile. Solo chi lo vive sa cosa voglio dire. Certe volte le persone dicono: vorrei essere figlio unico, ma avere fratelli o sorelle è la cosa più bella che c'è. Per non parlare poi di una sorella gemella, la cosa più bella di tutto, soprattutto una sorella come lei. Quando eravamo piccole era un egoista, infatti io le cantavo sempre Egoista di Alexia, ma cantavo anche Ti voglio bene di Vasco Rossi. Quanti giorni a cantare a squarciagola con nostra madre che gridava per farci smettere. Quanti giorni a mettere la musica a tutto volume per ballare a casa di mio zio, dove non abitava nessuno. E lì era la nostra piccola discoteca. Ore ed ore con lo stereo acceso ad aspettare la canzone del momento. O d'estate aspettare quel giorno a settimana quando iniziava il Festival Bar, per poi litigare su quale canzone registrare. Quanti giorni passati a litigare per qualsiasi cosa? Quando ci credevamo le Spice Girl e con le nostre amiche organizzavamo le feste per mostrare i nostri concerti. Lei che quando mi rubava una sigaretta mi lasciava una letterina e mi scriveva: quando le compro te la ridò. Ma non mi ha dato mai indietro una sigaretta. Ma in cambio delle sigarette, che tra l'altro fanno anche male, avevo una sorella, un'amica, una confidente e avevo la felicità. Quest'anno, questo giorno, per me è un po' diverso, perché in questo giorno sarò in Italia insieme alla mia famiglia. Ma manca proprio lei. Sì, sta anche in Italia, ma è lontana. Non ci siamo mai separate da quando siamo nate. La prima volta è stato il periodo più brutto, più buio per me, dove sono successe tante cose. E come se non bastasse, quel 2009 è stato il nostro primo compleanno separate. Voglio credere che quel giorno è un giorno come un altro, perché non mi sento di festeggiare qualcosa a metà. Perché sì, quel giorno senza lei è un compleanno incompleto. È il mio compleanno incompleto, ma quel giorno ci sarà sempre qualcosa da festeggiare, perché sarà la prima comunione di mio figlio Marco, quindi ci sarà la comunione. A non farmi pensare che quel giorno mi mancherà qualcosa. Anche se io la sua mancanza la sento ogni giorno, ogni ora, ogni minuto e ogni secondo. E non sento solo la sua mancanza, ma anche la mancanza del regalo più bello che lei mi potesse mai fare. I miei nipoti, che io amo come se fossero i miei figli. Ma una cosa la devo comunque fare.
Devo e voglio fare gli auguri a mia sorella, a modo mio. Joyeux anniversaire, ma poulette!